sono già esistenti, vado a vedere già. La differenza è quella che vorrei notare, il fatto che sia un'associazione il più possibile attiva, nel senso non ci sia un sapere, un corso creato dall'alto, facciamo un corso sul trauma, appunto fine. La faculty è questa, no, vogliamo essere più coinvolgenti, quindi tu già Pietro dici, guarda io ho 30 anni che faccio SUEM, ho un dubbio su questo, ti va se facciamo un corso, sì lo possiamo fare. Il fatto che comunque siamo tanti, di tante realtà diverse, quindi possiamo portare un contributo. Penso a Gregorio, il nostro collega di Pordenone, lui è qua però lavora in oncologia, lui può darci un contributo. Ognuno ha quel suo sapere, le sue conoscenze, quindi una società, un'associazione attiva dove portare dei corsi mirati o anche meno mirati, nel senso che facciamo emergenza ma possiamo tenere un corso di oncologia, perché noi lavoriamo con pazienti oncologici. Quindi un corso dove non c'è una facoltà definita, ma chiunque può diventare docente all'interno dell'associazione. Cercheremo di essere il più possibile ovviamente competitivi, nel senso che un corso base trauma, un corso sull'emergenza pediatrica, adesso questo nell'ordine di 500-600 euro, noi vorremmo tararli alla realtà lavorativa di questi anni, alla crisi e quant'altro, quindi un corso che sia più economico con gli stessi risultati. Quindi la differenza è che non c'è uno schema predefinito, una facoltà predefinita, una serie di persone che fanno docenza, ma tutti possono essere nello stesso tempo docenti e discenti. Ti dico, in altre associazioni non c'è la possibilità di proporre quello. Cioè, io sono socio di un'altra associazione e lì prendo quello che mi danno. Cioè, non è che mi dicono, Igor, cosa vuoi fare il corso quest'anno? No, sul parto, no, quello è il programma nuovo. In questa nostra associazione vorremmo essere il più possibile competitivi da questo punto di vista. Quindi chiunque può fare una proposta insieme lavorare per ottenere un corso. Questa è la prima differenza.